Lisa Cremaschi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie, anzi bentornata, perché con Lisa Cremaschi noi abbiamo raccontato il suo libro precedente, se non ricordo male, I cristiani di fronte alla guerra. Ecco, come la pace e la non violenza si è sviluppata nella tradizione cristiana fino ad oggi. Adesso invece raccontiamo un'altra pace, un'altra non violenza, che ha un altro aspetto, ma se vogliamo attraversa anche un po' il tema di quel libro precedente. Edizioni Kikayon della comunità di Bose, Lisa Cremaschi ha curato questo libro intitolato Detti e fatti delle donne del deserto. Ed è un racconto attraverso il silenzio, attraverso le parole di queste donne che lei ci fa conoscere in questo libro di circa 300 pagine. Da che cosa nasce, Lisa Cremaschi, questa ricerca che è andata molto indietro nel tempo? Si dice spesso che le donne non hanno mai avuto una parola, che sono sempre state in silenzio. E invece non è vero. Basta cercare con molta umiltà, e ci sono delle fonti antiche, parlo di fonti cristiane, è quello di cui mi occupo, del monachesimo antico, della tradizione cristiana antica, ci sono delle fonti che riguardano le donne, in cui ci sono donne che parlano o in cui si racconta di donne. Ecco, quel poco che c'è, credo che debba essere evidenziato, fatto conoscere, per vedere che non è vero che c'è sempre solo stata una misoginia nei confronti della donna. Non è vero che le donne, scusate, hanno sempre fatto silenzio. Ci sono state delle donne coraggiose che hanno saputo far fronte anche ai potenti di questo mondo, sia all'interno della Chiesa che al di fuori, in nome del Vangelo. Lisa Cremaschi, ma allora perché, secondo questa idea che lei prima raccontava, che le donne hanno sempre fatto silenzio, ora prendiamo per esempio il silenzio di Maria, che forse è il silenzio più raccontato, ecco. Quanto c'è di fraintendimento per quanto riguarda noi rispetto a quel silenzio? Perché a volte si è anche un po' abusato, si è frainteso quello che era silenzio e quello che invece della parola delle donne non si è detto. Sì, si è compreso il silenzio come sottomissione, come non diritto alla parola, ad esprimere il proprio potere, il proprio parere. No, il silenzio di Maria è un silenzio abitato, cioè Maria accoglie la parola del Signore, fa silenzio per accogliere una parola altra, quella di Dio, che viene a vivere in lei, ma questo direi che riguarda ogni cristiano, sia maschio, sia femmina. Cioè, trovo un pochino fuorviante parlare, si è parlato, cerchiamo una spiritualità femminile, ma si è mai parlato di spiritualità maschile? Perché allora trovare una spiritualità femminile che in genere viene relegata in un piccolo ambito, la donna sottomessa, la donna che tace, la donna che serve umilmente? Perché? Credo che silenzio, nascondimento, servizio siano valori cristiani che riguardano tutti. Riguardano tutti quanti, non c'è, perché proprio all'inizio di questo libro lei cita Paolo, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina. Ecco, c'è solamente la possibilità della parola e la volontà, laddove possibile, laddove si vuole, la possibilità del silenzio. Ecco, e lei in questo silenzio è entrata per dare voce a
al silenzio che è calato su queste donne del deserto che lei racconta. E dalle donne e dal deserto arriva un vento di parola, arriva uno spirito, arriva qualche cosa di profondamente vero e anche molto difficile per se ci ritroviamo nel tempo che lei racconta delle donne che vengono raccontate in questo libro. Qual era la difficoltà di farsi sentire a quel tempo, Lisa Cremaschi? Diciamo innanzitutto che quel testo di Paolo, di Galati 3,28, non c'è più né maschio né femmina, è stato presto dimenticato da Paolo stesso, che chiede in altri testi, nelle assemblee le donne tacciano, non permetto che alle donne di insegnare né di dettare legge all'uomo, ma devono restare in silenzio. Ecco, sembra che si sia dimenticato che l'annuncio della risurrezione è stato fatto a delle donne. Ecco, credo che certamente leggere dei testi antichi richiede una lettura attenta e non frettolosa, perché sono testi che nascono in un'altra epoca, in un altro ambiente, in un'altra cultura. Si tratta di fare un viaggio nel tempo, ma sappiamo che i viaggi sono sempre proficui, sono sempre molto utili perché ci fanno conoscere cose nuove e ci fanno relativizzare un modo di vivere e di pensare che credevamo fosse l'unico esistente. Ci aiutano a riconoscere e a rigettare le ideologie che accompagnano l'aria che noi respiriamo. Ecco, se siamo disposti a questo viaggio, incontreremo delle donne coraggiose che hanno vissuto il Vangelo sfidando le ideologie del loro tempo. Direi anche trovando dei trucchi, degli stratagemmi. Spesso le donne, pur di vivere una vita monastica nel deserto, sottraendosi al dominio dell'uomo, la donna poteva vivere soltanto sottomessa a un uomo di casa, che fosse il padre, che fosse un fratello, che fosse uno zio, comunque ci voleva un uomo che, sotto il quale la donna doveva vivere. Molte donne si sono travestite da uomo per andare a vivere nel deserto, come i padri del deserto. Non ci sono soltanto i padri del deserto, ci sono anche le madri del deserto. E in questo travestimento sono riuscite a vivere una vita che a quel tempo non sarebbe stata loro concessa. E poi a un certo punto si scoprì che erano donne, a volte alla loro morte. Ecco, io credo che, ecco, non tutte ovviamente usarono questo stratagemma del travestimento. Ci furono anche tante altre donne che vissero con coraggio, che vissero il deserto al cuore della città, come Olimpia, che vive al cuore di Costantinopoli. Lì vive il deserto, la solitudine, è la responsabile di una comunità di più di 50 sorelle ed è diaconessa. Però, con le madri, queste donne hanno saputo avere parole sapienti, avevano la sapienza del cuore, di un cuore abitato dal Vangelo. Ecco, credo che se siamo disposti a fare questo viaggio, incontreremo questa sapienza, questa libertà, questa forza, questo coraggio. Forza e coraggio che ci viene da queste parole, dai detti, dicevo poco fa, non solo dei padri del deserto, ma anche dalle madri del deserto. I detti sono parole pronunciate, qui il dono della profezia da queste donne, che normalmente queste parole venivano pronunciate da un'abba, in questo caso da un'amma, ecco.
La voce della donna che risuona nella prospettiva del tempo da allora fino ad oggi, in un ascetismo che sì arriva dal deserto, ma lei diceva poco fa, Lisa Cremaschi, che queste donne dovevano vivere sottomesse là dove c'era un uomo nella propria famiglia che poteva essere il marito, il padre o un fratello, ma proprio anche nella famiglia. La loro possibilità di ascesi era straordinaria, non per niente si parla di ascetismo domestico. Sì, è stata la prima forma di monachesimo, quando appunto le donne era vietato andarsene di casa propria a meno che si sposassero. Ci furono alcune donne che scelsero di vivere una forma di vita monastica restando tra le mura di casa. Pensiamo la grande Macrina in Cappadocia, almeno per il primo tempo, vive questa forma di vita monastica in casa sua, così tante altre donne. Era molto usuale, anche le famiglie erano molto numerose e spesso una delle figlie faceva questo tipo di scelta. La scelta di queste donne è una scelta molto difficile, ce l'ha raccontato poco fa Lisa Cremaschi, tenendo presente quello che era il tempo dove la donna, dicevamo, doveva essere in ogni modo sottomessa. Ma pur essendo sottomessa, la donna poteva e voleva spesse volte avere il dono della parola e in alcune volte il dono della profezia. E sta qui la parola che risuona da allora ad oggi, quello che Lisa Cremaschi in questo libro Detti e fatti delle donne del deserto ci presenta. Sì, il deserto come luogo di solitudine, ma il deserto come anche luogo di passaggio, perché nel deserto si passava e quel passaggio portava la voce di quella donna che viveva isolata e portava la voce verba volant, come si diceva un tempo, non tanto scripta manent, ma la parola che volava di bocca in bocca, ed è questo il senso della profezia di allora. Certamente erano molti visitatori che andavano nel deserto a chiedere una parola a questi padri e madri, a chiedere un consiglio, una parola di speranza. Ci andavano anche presbiteri, vescovi, patriarchi, perché questi uomini e queste donne si erano lasciati lavorare dalla parola di Dio, avevano imparato a scendere nelle profondità del loro cuore e a lottare contro le tentazioni, contro le passioni, contro tutto quello che non era secondo il Vangelo dentro di sé. E allora, imparando a conoscere se stessi, a conoscere la propria miseria e la misericordia di Dio, diventano capaci di ospitalità nel senso più vero e profondo della parola, cioè di accogliere l'altro, riconoscendo in lui un fratello, una sorella, e di saper dire una parola di speranza, una parola di misericordia. È da qui che nascono i detti, perché queste parole, ritenute così preziose, passano poi di bocca in bocca, vengono tramandate per via orale, finché nel V secolo verranno raccolte, probabilmente in Palestina, per non perdere questo tesoro prezioso in un'epoca in cui il monachesimo conosceva la decadenza, si sentiva che si avvicinava alla fine, e allora c'è qualcuno che ha voluto raccogliere queste parole e metterle per scritto. Ma non è l'unica fonte, accanto a questi ci sono le storie di viaggio, erano molti, soprattutto dall'Occidente, che andavano in Egitto per conoscere i monaci o addirittura per trascorrere un tempo con loro, per poi ritornare, penso a Cassiano, Cassiano ritorna in Gallia e lì fonda una vita monastica, dei monasteri, ritraducendo la sapienza del deserto egiziano
per il suo ambiente e la sua cultura. Ci sono ancora delle vite, racconti di vite scritte da uomini, a volte imparentati, a volte si tratta di un fratello, di un parente, che sono rimasti affascinati da queste figure femminili. Lisa Cremaschi, invece, lei da quale figura femminile è stata affascinata? Ma io sono stata colpita da un detto di Amma Teodora, è un detto che mi accompagna ormai da diversi anni. È un detto, che è stato messo sulla bocca del patriarca Teofilo, ma soltanto quando si è scoperto che Teodora era una donna, perché era un pochino difficile dire che un patriarca chiedesse consiglio a una donna, ma non è vero, non succede mai nei detti che sia l'ospite a rispondere, sempre il padre, la madre che dona una parola. Allora la questione è di spiegare un detto di Paolo, che cosa significa sfruttando il tempo. È un'espressione che troviamo in Efesini 5:16 e in Colossesi 4:5. E la risposta è: l'espressione indica il guadagno. Ad esempio, è per te un tempo in cui sei offesa? Sfrutta il tempo in cui sei offesa con l'umiltà e la pazienza e traine un guadagno. È per te un tempo in cui sei disprezzata? Sfrutta il tempo, trattenendoti dal fare del male, e guadagna. Sei accusata ingiustamente? Guadagna con la pazienza e la speranza, e tutte le avversità, se lo vogliamo, diventano un guadagno per noi. Ecco, trovo che è un detto molto bello, che rispecchia un po' quella che è stata la vita di Teodora, una vita tormentata, difficile, ha subito calunnie, però che cosa ha imparato. Ecco, questo, se vogliamo, trovo che è molto femminile. Noi donne abbiamo una casa per la vita nel nostro corpo e dunque cerchiamo la vita. E Teodora, anche nelle circostanze difficili, che cosa consiglia? Dice: bene, qualunque vicenda, qualunque situazione può diventare un'occasione per imparare a vivere, un'occasione per crescere in misericordia, in comprensione dell'altro. Non vuol dire che il male, le avversità, le calunnie siano una cosa buona, no, non è assolutamente questo, non sta dicendo questo Teodora. Se vogliamo, ecco, io ho riportato nel mio libro il commento di Bonhoeffer, il quale dice: non ogni cosa che accade è direttamente volontà di Dio, ma in ogni cosa che accade c'è una via che conduce a Dio. È più o meno quello che dice anche Teodora: non è bene il male, la malattia, la calunnia, la sofferenza, però anche la calunnia, la sofferenza, la malattia possono essere vissute nell'Evangelo. Anche lì si può vivere l'amore. Ecco, mi sembra che ci sia, noi diremmo resilienza oggi in termine psicologico, ecco, che ci sia una possibilità di vivere bene anche le situazioni negative, senza lasciarci rubare la pace, la speranza, la certezza dell'amore e della misericordia di Dio. E soprattutto, Lisa Cremaschi, tornando alla parola guadagno. Ecco, la parola guadagno oggi è una parola che ha un valore perché ha un prezzo, no? E il guadagno, d'altra parte, è una forma corretta della vita di ognuno, no? Però il guadagno qui è inteso, come lei spiegava molto bene, in una maniera molto diversa, cioè a dire: tutto quello che viene contro di noi sfruttiamolo in modo che l'avversità produca
produca una forma positiva. E poi lei scrive poco più in là, citando le parole di Amma Teodora: lottate per entrare attraverso la porta stretta. E racconta degli alberi, perché è una cosa molto bella. Ecco, il guadagno comunque è il passare attraverso una porta molto stretta, oppure no, Lisa Cremaschi? Sì, è quello che dice Gesù nel Vangelo. Parla di porta stretta, parla di via stretta. Ecco, ma già nel vivere dentro questa via stretta, che è la via dietro a Gesù, nella quale noi portiamo la nostra croce ogni giorno, ma senza nessun dolorismo, nella gioia, nella pace, perché non siamo soli, perché il Signore Gesù è con noi, ha seguito quella via, e perché c'è una bellezza dentro questa via. Il guadagno non è un guadagno economico, non è trovare il successo, non è avere potere sugli altri, non è nulla di tutto questo. Quando uno riesce a capirlo, allora trova il guadagno vero, trova una grande gioia e una grande pace. Si accorge che le cose che contano nella vita sono proprio poche, poche. Cioè il volersi bene, l'accogliere l'altro, riconoscerlo come fratello. Riflettevo su questo aspetto, Lisa Cremaschi, leggendo le parole di queste donne del deserto. Riflettevo su questa cosa, spero non sia una banalità. Oggi, in un tempo in cui le parole da una parte perdono il significato e dall'altra invece ne acquistano altri, no? Ne acquistano altri perché ovviamente le parole hanno anche una loro vita. Ma acquistano un altro significato per convenienza. Ecco, le parole di queste donne, che hanno la capacità di risuonare ancora nella nostra mente e nel nostro animo, ecco, il significato di quelle parole, che non sono di ieri, neppure dell'altro ieri, hanno ancora capacità di parlarci, rispetto a volte delle parole di oggi che invece non hanno significato, non riescono a fare breccia in noi. In sostanza possiamo dire che a volte le parole, senza essere catastrofisti ovviamente, ma le parole di oggi sono parole che non contengono speranza. Ma perché ci troviamo di fronte a un eccesso di parole, e direi non di parole, la parola è ridotta a chiacchiera, cioè a parola vuota, a parola vana. Quando non diventa parola cattiva, parole come armi. La parola è il dono più prezioso che Dio ci ha fatto. Gesù stesso è la parola fatta carne. Gli animali comunicano, le piante comunicano, ma non parlano. È solo l'essere umano che parla. Però queste parole possono essere, a immagine di quella di Dio, parole di vita. Pensiamo all'inizio della Genesi, Dio disse e la luce fu, cioè una parola creativa. Ecco, noi cristiani siamo chiamati a fare delle nostre parole un eco della parola di Dio, che non vuol dire ovviamente avere sempre il nome di Dio sulla bocca, non è questo, ma far sì che le nostre parole siano sempre parole di vita. Parole che contribuiscano alla vita, alla pace, alla comunione, al bene dell'altro. Una parola simile nasce solo dal silenzio. Dal silenzio di cui parlavamo prima, il silenzio di Maria, cioè un silenzio orante, un silenzio per lasciarsi abitare dalla parola. Ma oggi è diventato molto difficile fare silenzio, e direi che il mondo in cui viviamo fa di tutto per non lasciarci fare silenzio, perché fare silenzio vuol dire lasciare emergere dal cuore i fantasmi interiori. Lo sappiamo, esperienza comune, come ci troviamo con qualche ora di silenzio, subito ci salgono dal cuore rancori, cose passate,
inquietudini, affanni. Allora cerchiamo in tutti i modi di sfuggire, premiamo la radio, la televisione. Ma forse dovremmo avere il coraggio, ci vuole coraggio, il coraggio di fermarci, il coraggio di lavorare sul nostro cuore, di lasciare emergere ciò che ci abita e di vagliarlo. Per chi è credente alla luce del Vangelo, ma questo direi che è un lavoro umano. Per essere umani occorre conoscere se stessi, occorre sapersi fermare. Le parole di queste donne sono nate nel silenzio, sono nate dalla lotta interiore, per questo sono parole che hanno un peso, sono sempre parole di vita. E non sono, non ci sono, non c'è una moltiplicazione di parole. La domanda di chi andava nel deserto era: Abba, dimmi una parola, no? non mille chiacchiere, non mille discorsi. E anche questa direi un'esperienza comune. A volte nella vita ci ricordiamo una frase che ci è stata detta, una parola che abbiamo sentito e ci è rimasta dentro. Forse non era un grande discorso, forse non è che ci ha risolto i nostri problemi, però era una parola che ci ha segnato e allora ce la portiamo ancora dentro. E invece passiamo magari delle ore con persone a chiacchierare e alla fine che cosa ci resta? Forse niente. E questo forse niente lo troviamo... Lo troviamo in un'altra figura che lei tratteggia così bene tra le molte raccontate in questo libro di Sonny Kikayon, Detti e fatti delle donne del deserto. E forse dal niente che può nascere il tutto, la storia di Olimpia. La storia di Olimpia che di fronte alle difficoltà, di fronte alla tristezza, allo scoraggiamento, cerca di far fronte in una maniera, se vogliamo, anche molto moderna. La figura di Olimpia. E la figura di Olimpia è una figura che fa della parola e della scrittura, soprattutto della scrittura, qualche cosa di liberazione. Sì, Olimpia è una figura che andrebbe riscoperta, anche perché oggi spesso si sente dire che le diaconesse nella storia della Chiesa non sono mai esistite, cosa che non è assolutamente vera. Olimpia è stata ordinata diaconessa a 30 anni. Le diaconesse a volte, come nel caso di Olimpia, vivevano in una comunità di sorelle. Lei era diaconessa e ce n'erano altre nella sua comunità. E Olimpia deve fin dalla giovinezza far fronte ai potenti, perché era rimasta giovane, aveva ereditato grandi ricchezze e molti aspiravano alle sue ricchezze. E Olimpia è capace di opporsi, è capace di una parola ferma, nello stesso tempo, forse proprio per le difficoltà della sua vita personale e le difficoltà della Chiesa, siamo negli anni in cui Giovanni Crisostomo, patriarca di Costantinopoli, viene falsamente accusato, calunniato, deposto e mandato in esilio. Questa donna gli era molto legata, di un affetto profondo e sincero. Ci sono delle lettere bellissime di Giovanni Crisostomo indirizzate a Olimpia. Purtroppo le lettere di Olimpia sono andate perdute perché Giovanni le aveva in esilio, dove era costretto a vivere e a spostarsi di luogo in luogo. E questa donna a un certo punto è colta da una profonda depressione e viene aiutata da Crisostomo, che le scrive costantemente, a vivere questo scoraggiamento, questa depressione, a viverlo come luogo in cui crescere nell'amore di Dio e nella speranza, a lottare, a riscuotersi, a continuare a mettersi a servizio della Chiesa.
Le verranno affidati anche degli incarichi importanti, dovrà comunicare con vescovi, dovrà darsi da fare per impedire che l'imperatore nomini un vescovo di suo gradimento, ai Goti. Giovanni Crisostomo aveva nominato un vescovo per i Goti, barbari, che stavano al di fuori della città perché avessero una gerarchia loro propria. Pensate alla lungimiranza, alla grandezza di quest'uomo. E Olimpia cerca di impedire che l'imperatore, e ci riuscirà, nomini invece un vescovo di suo gradimento per questa popolazione. Quindi collabora davvero con Giovanni Crisostomo e impara a lavorare su di sé, impara a lottare contro la tentazione della depressione e del lasciarsi andare. Ecco, io credo sì che sia una figura molto moderna, molto attuale. Tra l'altro di lei abbiamo anche una vita, cioè una vita anonima di Olimpia, che ci racconta le sue vicende. Ci sono le lettere scritte da Giovanni Crisostomo, attraverso le quali si ritrova quello che Olimpia dice, Olimpia scrive, le diverse prove che passa, che attraversa. Detti e fatti delle donne del deserto, a cura di Lisa Cremaschi, il libro che abbiamo attraversato in questa conversazione, Edizioni Chicaion, la comunità di Bose. Prima di salutarci, Lisa Cremaschi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in questi giorni sto lavorando a un altro libro, quindi sono molto concentrata su quello, ed è un libro sui folli in Cristo, cioè uomini e donne che quando diventa difficile dire una parola evangelica perché vivono in una chiesa troppo istituzionalizzata, o in un monachesimo in cui ormai è solo l'abito che fa il monaco, ma non si vive più un vero spirito monastico, scelgono di fare dei gesti strani, scelgono un altro linguaggio, di fare dei gesti strani che mettano in crisi il perbenismo, l'ipocrisia degli uomini religiosi. Ed è molto interessante. E credo che, ecco, adesso sto lavorando su questo, per cui sono concentrata su questi folli in Cristo che ci sono stati, soprattutto in Oriente, ma ci sono dei tratti di follia anche in figure occidentali, non so, per dire uno molto noto, Francesco d'Assisi. Anche Francesco compie dei gesti, un po' strani, bizzarri, eccessivi, vorrei dire, ma per ricordare la forza del Vangelo di fronte a un mondo ipocrita che si sta imborghesendo. Grazie, grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Lisa Cremaschi per averci fatto conoscere detti e fatti delle donne del deserto. Buona giornata. Grazie a voi e buona giornata a tutti.